Informatica per il tuo business e per il tuo tempo libero. Welcome, esperti dell'informatica. Una vasta gamma di prodotti delle migliori marche. E potrai contare su un'assistenza tecnica vera e personale anche a domicilio. Vi aspettiamo per consigliarvi i prodotti più adatti alle vostre esigenze e meravigliose idee regalo. Possibilità di finanziamenti, riparazioni in 24 ore, assemblaggi PC, salvataggio e recupero dati e preventivi gratuiti. Approfitta oggi che la qualità sale e i prezzi scendono. Fai di Computer New Era il tuo negozio di fiducia. Da noi sei welcome. Bene, seconda parte di Punto Sport, dove parleremo di promozione, eccellenza, Serie D e Lega Pro. Piccola comunicazione di servizio: mi dicono che è in pazzo sul mio profilo Facebook una discussione tra tifosi del Sesto e tifosi dell'Inter. Basta, non intasate la mia, il mio profilo di Facebook, insomma, non è neanche corretto, visto che sul mio profilo scrivo un po' quello che voglio. E poi, insomma, sto facendo la trasmissione. Chiusa parentesi. Allora, intanto chiedo ai ragazzi della regia se possono cominciare a sentire Fabio Muzio. Intanto leggiamo quello che è successo in promozione. Sesta giornata, il Moconi ha pareggiato 2-2 contro l'Athletic Club in trasferta, il Camogli Avegno ha perso 4-2 contro il Ceparana e vittoria del Santa Maria San Salvatore 2-1 in trasferta contro il Colli di Luni, grazie al gol al 93esimo di Imbraguglia. Questa è la classifica che vede il Moconi come prima nostra tigullina a 9 punti nella colonna di sinistra. Nella colonna di destra, ma nelle zone un po' alte, diciamo così, Santa Maria San Salvatore con 7 punti, purtroppo troviamo il Camogli Avegno con 3 punti che è in fondo alla classifica. Ricordiamo che c'è stato un cambio in panchina una settimana fa che però non ha ancora portato gli esiti, è stato esonerato Miglio al suo posto, è arrivato Banchieri. Allora, se Davide Cucco è d'accordo, allora c'è Muzio in linea. Abbiamo Fabio Muzio. Pronto Fabio? Ciao Joel. Ciao Fabio, allora raccontami questo 2-2 con l'Athletic Club. Ma guarda, credo che chiunque stamattina ha letto i tabellini sui giornali ci ha visto subire il primo gol al 25esimo del primo tempo e il secondo al 30esimo ha pensato che siamo andati in vacanza invece che affrontare una partita di calcio. Invece io che ero sul campo e tutti quelli che hanno assistito alla partita dobbiamo dire che la prima mezz'ora abbiamo fatto una mezz'ora veramente forse la migliore dall'inizio del campionato. Abbiamo preso una traversa, due parate del portiere molto belle, hanno steso Rabaglio a porta vuota, stava segnando di testa più un'altra occasione e invece sulla prima occasione loro siamo andati sotto, neanche 5 minuti rigore contro, poi siamo andati sul 2-0. Credo che comunque squadra sarebbe proprio battuta in maniera incredibile, invece abbiamo continuato a giocare visto che lo stavamo facendo fino a quel momento, siamo riusciti a accorciare distanze proprio sul finire del primo tempo con Tani che di testa su cross di Trevini l'ha messa all'incrocio e questa è stata anche un po' la fortuna di andare all'intervallo sul 2-1, ci ha caricato parecchio, secondo tempo abbiamo continuato ad attaccare, abbiamo fatto il 2-2 subito al quarto d'ora del secondo tempo, poi abbiamo sfiorato il 3-2 prima con Trevini e poi con Tani. E fino a 7 minuti alla fine abbiamo insistito, poi siamo rimasti in 10 e a quel punto siamo accontentati del pareggio. Che campionato è Fabio questo? Guarda, il campionato devo dire che la verità dopo le prime partite di Coppa e le prime 2-3 partite di campionato devo dire che ho visto le squadre veramente forti, veramente attrezzate, non siamo andati proprio in grossissima difficoltà, però effettivamente il livello per noi era superiore a quello che pensavamo. Devo dire che però anche noi in questo mese e mezzo siamo cresciuti proprio tanto, forse anche molto di più di quello che pensavamo inizialmente. Le ultime partite siamo andati bene, ci siamo confrontati alla pari e abbiamo fatto una vittoria in trasferta, un pareggio in trasferta, contiamo anche nelle prime 6 partite abbiamo fatto 4 trasferte, quindi raccogliere 9 punti, un bottino che avremmo firmato proprio volentieri prima dell'inizio. Però devo dirti anche un'altra cosa che ci riflettevo ieri dopo la partita, noi praticamente gli 11 che stanno giocando, sia l'ultima partita che la penultima, di 11, 9 sono gli stessi l'anno scorso, hanno affrontato il campionato di prima categoria e i due che nuovi che hanno giocato queste partite sono i 2,95 obbligatori, cioè Fazzini e Tomaini.
e quindi devo dire affrontare un campionato di una categoria superiore con un organico quasi tutto dell'anno precedente è una sfida abbastanza importante, ecco. Ecco Fabio, hai qualche sbaglio magari, eh? Hai qualche problema di organico? Hai qualche infortunato magari là davanti? Confermi? Guarda, domenica fa col Don Bosco siamo andati senza 8 giocatori della rosa, domenica scorsa eravamo senza 5 giocatori della rosa. Fai conto che davanti abbiamo fuori sia Casella che Trabucco, che sono quelli che erano partiti dall'inizio. Stiamo giocando con Trebini, che non è una punta, e Tani, Cizmia, che neanche lui è una punta. E Tani, guarda, oggi è il capocannoniere della promozione con 7 gol in 6 partite. Però ecco, lui, se pensi l'anno scorso ha fatto 6 gol in tutto il campionato di prima categoria giocando, questo può darti la prova di quanto siamo cresciuti in questo mese e mezzo. Ti aspetti magari un regalino dalla società? No, 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 noi ci siamo a posto. Ti dico, siamo 23 giocatori e Casella ha iniziato a allenarsi venerdì scorso dopo l'operazione di un mese e mezzo fa. Anche ieri è venuto a Bogliasco e si è allenato anche Trabucco che era fermo da 20 giorni, si è allenato anche Sif che si è reduce dall'infortunio. Noi come rosa siamo a postissimo perché quando saremo tutti avremo anche problemi d'abbondanza, però adesso effettivamente davanti siamo proprio super contati. Però c'è da dire che Dani sta facendo veramente bene. Lui è dei mezzi atletici importanti per la categoria, anche delle qualità tecniche, solo che non, in questi anni non è stato convinto delle sue potenzialità. Quest'anno è stato riconfermato e lui lo sa, credo che nessuna società facendo salti di categoria col campionato fatto l'anno scorso l'avrebbe confermato, invece sia io che l'ho voluto, il presidente Gianandrea Dell'Ener l'ha confermato sul mio consiglio, fortunatamente adesso sta andando veramente bene. Va bene Fabio, io ti ringrazio, salutami Tom Cavagnaro. Volentieri saluto anche i tuoi ospiti e tutti i telespettatori. Va bene, Ciao grazie mister. Fabio. Abbiamo ascoltato anche l'allenatore del Moconi, andiamo con l'eccellenza, si è giocata la stessa giornata del massimo campionato regionale, purtroppo il Valsugana ha perso 5-0 contro il Magrazzurri, ci può stare a perdere contro il Magrazzurri, ma magari non in quelle... E con questo punteggio è vero anche che la Nati è stato espulso quasi a inizio gara. Poi Casalza Ligure ha perso 3-2 contro la Fezzanese, perde anche il Riva Samba in casa contro il Ligone, perde pure la San Margheritese 2-1 al Broccadi contro la Veloce. Questa è una sconfitta grave, secondo me. Andiamo a vedere la classifica che vede in testa il finale con 15 punti. Poi al momento in zona playoff troviamo il Magrazzurri con 14, la prima Tigullina e il Valsugana con 10 punti, poi dobbiamo andare nella colonna di destra per trovare le altre tre, ovvero il Riva Samba che ha 5 punti in piena zona play-out, così come il Casazza che occupa la penultima posizione insieme alla Veloce che ha staccato la San Margheritese che purtroppo rimane ultima con un punto. E ricordiamo che in eccellenza l'ultima posizione significa retrocessione diretta nella categoria inferiore. Alberto, un commento su questo tuo Valsturm, una squadra rinnovata, insomma, è una bella squadretta, eh? Al di là del risultato di domenica. Sì, no, la società ha operato bene, nel senso ha messo degli uomini di esperienza per la categoria. Secondo me può fare un buon campionato. Per quello che è successo domenica, come hai detto tu, se espelli dopo 10 minuti, anche meno, la Nati, prendi rigore, segnano su rigore, una buonissima squadra su un campo bello, che giocano tecnicamente bene, magari poi puoi andare in difficoltà. Poi ha dimostrato anche la Juve che ha preso in quarto d'ora 4 gol, cioè nel senso ci può stare una domenica. Finora penso che siano stati una delle difese migliori del campionato, quindi secondo me è una parentesi che se la devono lasciare alle spalle. Ecco, da quest'anno Valestulla è tornato a giocare a Borzonasco con grande gioia dei tifosi. Può essere importante il fattore campo lassù? Sì, il fattore campo può essere importante, nel senso bisognerebbe chiederlo ai giocatori più che ai dirigenti. Ok, ho capito, ho capito. Va bene, allora, però aspetta Alberto, ti chiedo anche una cosa sul campionato di eccellenza che hai fatto tanto, secondo te a livello
Si è alzato, è sceso, è rimasto uguale. Guarda, secondo me si parla sempre ogni anno di questi livelli. Secondo me quest'anno l'eccellenza, anche vedendo le squadre, ho visto qualche partita, non c'è lo squadrone, perché lo stesso finale, che comunque è già qualche anno che si consolida nelle prime posizioni, quindi vedendo le squadre che ci sono, penso che sia una delle candidate. Non è quello squadrone che può ammazzare il campionato. Ci sono, secondo me, sono tutte partite che te la puoi giocare con tutte. Anche siamo ancora all'inizio, io non reputo la classifica che vedo in questo momento quella più veritiera. Secondo me ci sono dei valori che devono essere ancora espressi e ci sono magari alcuni valori che sono stati espressi al di sopra delle possibilità. Quindi è ancora presto. Mi spiace vedere le tre tigolline in fondo, però ripeto. Stupisce forse un po' di più Riva Samba, o no? Sì, comunque insomma, ha giocato Non ci penso. contro squadre abbastanza importanti, nel senso. Però l'importante è che in questo momento qua, secondo me, mi è capitato anche a me, magari in qualche occasione, di avere una classifica non bellissima, però. L'importante è essere consci delle proprie forze, di non cercare sempre alibi di arbitri, di novantesimi, di pali, di traverse, perché sennò Non se ne esce. non se ne esce. Non se ne esce, il giocatore non cerca altro, la società non cerca altro, invece alla fine poi i conti tornano, quindi bisogna essere positivi. Robby, in eccellenza in Serie D c'è questa regola appunto che obbliga a schierare i giovani. Tu, che hai un occhio di riguardo per i giovani, la trovi una regola giusta o no, Ma sinceramente? allora, dovremmo partire dal presupposto che se un giovane è valido dovrebbe giocare, specialmente nelle condizioni in cui diciamo che adesso tutto il sistema si trova. Il giovane bravo, gli allenatori dovrebbero avere il coraggio di farlo giocare a prescindere dagli obblighi. Quindi non è malvagio che ci siano i giovani, anche se poi rischiamo di creare dei giocatori che dopo 2 o 3 anni passano dall'eccellenza o addirittura dalla Serie D a giocare in categorie basse. Poi non riescono neanche. Hanno giocato probabilmente al di sopra dei propri meriti in categorie importanti e poi si trovano a scontrarsi con la realtà della categoria che poi vanno a fare, diciamo, da vecchie, perché oggi anche in Serie D vedere un 92 vecchio, cioè a 21 anni sei vecchio, insomma, è un po' precoce. Tutte le regole hanno i pro e i contro. Diciamo che la regola forse è stata fatta per far giocare questi giovani, però le società dovrebbero puntare sul settore giovanile a prescindere, specialmente in questa realtà, e farli giocare senza limiti. Eravamo al campionato di eccellenza, Fontanabuona ha fatto per tanti anni l'eccellenza, ha fatto questa fusione 4. con Santa Maria, San Salvatore, che è diventato Fontanabuona. Tu hai fatto un anno di collaborazione con loro, poi Sì. No, ho sei andato fatto, via, diciamo, non l'anno sei. scorso è l'anno che abbiamo fatto la fusione. Il campionato passato è l'anno che abbiamo fatto la fusione e mi sono avvicinato un po' a loro all'inizio. Poi le scelte, diciamo, tecniche degli allenatori e quant'altro le ha fatte la società Santa Maria e non mi sono assolutamente permesso di dire facciamo la fusione, comando io, facciamo la fusione, giocano questi assolutamente. Ho messo a disposizione della società Santa Maria dei ragazzi che avevano già alle spalle 4 anni di campionato di eccellenza e anche dei ragazzi che sono cresciuti nel nostro settore giovanile che con noi ha fatto anche la promozione e l'eccellenza. Quindi voglio dire, è stata una scelta loro di non usufruire di questo tipo di giocatori che potevano tranquillamente, diciamo, averne bisogno e che avrebbero, io dico che sicuramente avrebbero salvato la squadra. Però è stata una scelta che hanno ponderato loro e io non ho assolutamente voluto intromettermi in queste cose qua. Poi, ripeto, poi mi sono un po' defilato dal punto di vista mio familiare e quando poi è finito il campionato, ci siamo incontrati con Nino Buono, ci siamo incontrati con Guglielminetti, col presidente, e c'era un mezzo progetto, però forse era ancora molto titubante entrare nel calcio e
ributtarmi dentro. Poi è arrivata la telefonata, della società lavagnese e mi piace. Mi piace, comincio un'avventura nuova, comincio con il settore giovanile, comincio con i ragazzi, comincio con Andrea. Mi piace. Abbiamo anche ascoltato Antonio per quanto riguarda il Santa Maria Santa Portale Fontana Buona, quindi il mio amico Nino Bo sarà contento che gli abbiamo risposto. Andiamo alla Serie D, dove si è giocata l'ottava giornata di campionato. Il Rapallo Bogliasco ha vinto 2-1 contro la Novese. Poi è stata anche la giornata del derby, tra poco faremo vedere anche il servizio, un ampio servizio, vittoria della Lavagnese, una vittoria rocambolesca, era il ritorno al Danieri, ma poi ci arriviamo. E il Sesto Levante ha vinto 2-0 in casa del Santiago. Guarda un po'. Allora andiamo in classifica con 18 punti il Vado, poi in zona playoff abbiamo il Gian Erminio, 15 punti la Caronnese, 13 punti il Borgosesia, 12 punti il Chiavari Caparana e la Lavagnese, che si è ripresa alla stragrande. Poi ci sono anche Novese, Rapallo Bogliasco e Chieri, 10 punti per l'Albese, 9 punti per l'Asti, il Valle d'Aosta, 8 punti per il Deltona, 7 punti per il Santiago, il Prodronero e il Sesto Levante, che al momento sarebbe salvo, e 6 punti per la Folgore e Caratese e ultima il Verbania con 4 punti. Allora, se vi ricordate, settimana scorsa si diceva tanto del futuro di Kiribin, lunedì Arioni prenderà la decisione, Arioni sui giornali e a me stesso aveva detto... No, 99% viene fossati, tranquillo, viene fossati. Io tanto non mi agito, un allenatore o l'altro vale l'altro. Oggi è lunedì, è rimasto Ricky Ribino, allenatore del Sesto. Evidentemente la vittoria contro il Santià ha salvato la panchina dell'allenatore, ma è una salvezza, diciamo così, a tempo, perché oggi Arioni, abbiamo cercato di contattare, ho provato almeno quelle 10 volte a chiamarlo, poi alla decima è riuscito anche a rispondermi. Ha spiegato, insomma, che pur è contento della vittoria contro il Santiago, però non dimentica le 5 sconfitte, quindi al momento, diciamo così, c'è Dibin, però diciamo che nel frigo è pronto Fabio Fossati, quindi io poi non so se Dibin è contento di questa situazione. La cosa più, diciamo così, invece il colpo di scena, se si può così dire, è che il direttore sportivo Barghigiani, e qua sono parole di Arioni, quindi non vorrei mai che domani mattina qualche dirigente del Sesto mi venga a cercare e dire ma tu hai detto, no, a me Mario Arioni, perché Mario Arioni non sente solo i dirigenti come credono questi dirigenti, sentono anche i giornalisti, chiusa parentesi, ma in particolar modo ad un dirigente che ha avuto da ridire sul mio articolo, a cui forse dovrebbe più interessare quello che succede sul campo e non quello che scrive il sottoscritto, chiusa di nuovo parentesi. Diceva, il direttore sportivo Barghigiani si è fatto portavoce di un fantomatico gruppo disposto a prendere il Sesto. Questo me l'ha detto Mario Arioni. Mario Arioni, lo stesso Mario Arioni, non ha dato molto peso a questo. Non vi dico le parole precise che mi ha detto, però insomma, l'ha chiusa lì. Il suo obiettivo è già a domenica, quando il Sesto giocherà con la Caronnese al Sivori, dove in panchina ci sarà Ricky Dibin. Quindi al momento c'è Ricky Dibin, domani dovrebbe esserci Ricky Dibin, dico dovrebbe perché ormai io ci ho perso tutta la giornata per capire un po' chi c'era in panchina. Dibin è l'allenatore del Sesto a tempo, perché come ha detto Mario Arioni oggi, se dovesse saltare Dibin c'è pronto Fossati. Bene, questo è il piccolo riassunto sul Sesto. Bene, andiamo col filmato del derby. Dopo 3 anni il Chiavari Caperana torna al Danieri e purtroppo per i Verde Blu non è stata una bella giornata, non solo a livello meteorologico, una pioggia battente, un terreno che era già brutto di suo, perché lo sappiamo come il sintetico di Caperana. Però la pioggia ovviamente ha appesantito ulteriormente questo terreno di gioco, che comunque devo dire ha drenato abbastanza bene. Finché quando smetteva di piovere, ovviamente, poi quando cominciava a piovere era veramente difficile giocare su questo campo. Chiavari Caperana che dopo 10 minuti vinceva 2-0, poi la Lavagnese ha avuto il merito di crederci, Verde Blu che sono inviperiti contro il direttore di gara e vittoria che è arrivata al 94esimo grazie al gol di Croci, che conosce molto bene l'ambiente della Chiavari Caperana perché ci ha militato. Dicevamo polemiche in tribuna, forse potete immaginarvi Stefano Risaliti come ha preso la sconfitta negli ultimissimi minuti, che tra l'altro Risaliti si lamentava del fatto che l'arbitro aveva concesso troppi minuti, l'aveva già detto al 90esimo, era stato buon profeta. Allora andiamo col servizio, che è abbastanza ampio, con l'intervista a fine gara ai due allenatori e poi torniamo in studio.
È stato un derby da altri tempi, amaro per il Chiavari Caperana che sognava in ben altra maniera di festeggiare il ritorno dopo 3 anni all'Angelo Danieli di Caperana. Bella la nuova tribuna, peccato per il terreno di gioco che è rimasto lo stesso, cioè orrendo. Dolcissimo invece per la Lavagnese che infrange ancora una volta i sogni dei chiavaresi in un derby, vinto dai bianconeri all'ultimo minuto, come l'anno scorso, grazie ad una zampata dell'ex di turno Andrea Croci. Su di un terreno al limite della praticabilità, Baudinelli, dopo appena 4 minuti, portava in vantaggio i suoi con un colpo di testa su cross dalla sinistra di Cardini, 1-0. Trascorre appena un minuto e i chiavaresi trovano la via del raddoppio. Bonaventura penetra in area avversaria, la sua conclusione viene salvata sulla linea dai difensori ospiti che rinviano lontano il pallone, che però finisce sui piedi di Marino, il quale con una conclusione beffarda scavalca tutti e deposita in gol, 2-0. Sugli spalti si ha per un breve ma intenso istante la sensazione che il Chiavari Caperana possa prendere a pallonate per il resto della gara alla Lavagnese. Invece all'11° succede che i padroni di casa vengono ridotti con un uomo in meno per l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Bettati nei confronti di Croci. In 10 contro 11 la Lavagnese coglie l'occasione e al 36° accorcia le distanze. Calcio d'angolo di Dell'Anna e guizzo di Ferrando che sigla il momentaneo 2-1. Al 3° minuto di recupero del primo tempo, ovvero al 48°, Poesio con un calcio di punizione dal limite pesca il pareggio 2-2. Nella ripresa, esattamente al 79°, i chiavaresi finiscono la partita addirittura in 9 uomini. Baudinelli, a detta dell'arbitro, colpisce con una gomitata rusca che resta a terra, cartellino rosso per il centravanti. Sugli spalti si ha per un breve ma intenso istante la sensazione che la Lavagnese possa segnare la terza rete al Chiavari Caperana. E così è, al 4° minuto di recupero per qualcuno eccessivo, concesso dal direttore di gara, ecco il capolavoro di Croci che regala ai Lavagnesi il derby. E giù polemiche. C'è da essere orgogliosi di questa squadra che ha giocato 90 minuti in 10 e 20 in 9. In condizioni sicuramente difficili, e quindi poi il risultato a volte ti penalizza per quello che produci, per quello che fai, per come ti poni, però personalmente c'è da essere orgogliosi. Quanto riguarda le espulsioni invece? Ma io faccio l'allenatore, facessi il commissario degli arbitri farei altre cose, faccio l'allenatore, quindi non mi permetto di commentare l'operato dell'arbitro. È chiaro che in una partita in cui c'è un ammonito da una parte, 4 espulsioni e 8 ammonizioni dall'altra, forse una domanda me la farei. Poi la cosa che mi ha un po' destabilizzato, io credo di essere una persona corretta, credo di non... è il modo. Io non mi permetterei di insultare nessuno già di per sé. Tantomeno un arbitro, se no andrei fuori dopo un minuto, se però prima ancora di cominciare la partita mi si urla in faccia. Sono stati un po' agevolati sicuramente dalla loro espulsione, eravamo partiti male, avevamo ancora la testa negli spogliatoi, abbiamo sbagliato un paio di movimenti, abbiamo preso gol e poi su un'azione abbastanza fortuita abbiamo preso il secondo, da lì ci siamo riboccati le maniche e poi da lì è venuto l'episodio dell'espulsione che mi ha preoccupato parecchio, nel senso che a volte chi rimane in 10 si vede che moltiplica le forze e quando tutti pensano che 11 contro 10 si possa fare una partita in discesa invece le cose si complicano. Sono molto soddisfatto, ma io credo che oggi sarebbe il caso di fare una riflessione su tutto quello che siamo diventati noi e il Chiavari, perché oggi mi trovo in un ambiente suggestivo, un piccolo stadio all'inglese che ha dato vita, secondo me, forse perché sono del posto, sono nato qua, però ha dato vita a uno spettacolo di altri tempi. Io mi ricordo da piccolo dei derby Entella Bacezza con Riss e tutto il resto. Oggi ho assistito a qualcosa che mi ha riportato indietro di 30 anni. Insomma, è stata una partita abbastanza peppata. Avete visto gente attaccate la balaustra a dire un po' di tutto agli arbitri. Abbiamo sentito le parole di Gardano, di Danino. Abbiamo visto dietro da Danino Fusietto, a cui piace apparire. Va bene, e abbiamo parlato appunto della serie. Ovviamente si scherza. Andiamo un attimo un po' alla regia. Potrebbe far vedere la foto della tribuna di Caperana? Abbiamo una foto che abbiamo preso da Als Snaps, che è un ragazzo di Sestri, che tra l'altro è un italo inglese, credo, sì. Che si chiama Harry James Barson,
Henry James Barson, che abita a Sesti, proprio il classico nome sestrino. Vedete la nuova tribuna che hanno costruito a Caperano, una bella tribuna, insomma c'è anche la cabina per la stampa. Oddio, ieri non c'era la stampa nella cabina, c'era Risaliti che poi spesso e volentieri usciva, però quella lì è la cabina, diciamo così, per lo speaker e per i giornalisti, che però ieri si sono posizionati a lato, insomma, per seguire la partita. È un bel lavoro quello fatto dal comune di Chiavari, bisogna ammetterlo, è stato messo a norma anche con vie di uscita, di sicurezza e quant'altro. Rimane sempre il dubbio del terreno di gioco, terreno che è stato omologato per altri 3 anni in Serie D, una cosa un po' inspiegabile. Il terreno è veramente brutto, al di là della pioggia che è scesa ieri abbastanza copiosa nel Tiguglio, però il terreno, e lo dicono tutti quelli che giocano su questo terreno, dove ci si allena appunto il Chiavari Caperana, è veramente brutto. Insomma, vedremo se poi in futuro questo terreno in sintetico di vecchia generazione verrà rifatto. Antonio, tu hai visto la partita, insomma è una bella soddisfazione, vincere derby è sempre bello, però insomma magari vincerlo così e non è la prima volta. Sì, sono andato a vedere la partita, anche se poi ad Andrea gli avevo detto non ti vengo più a vedere perché non, quando vengo io non vinci. Infatti le ultime 2 gare che ha vinto non ci sono andato, però questa volta qua ho detto vabbè, ma tanto giochiamo in trasferta e questo non conta. E allora sono andato a vedere la partita, è stata una partita giocata. Il campo ovviamente ha limitato magari certe giocate tecniche, però è stata veramente una bella partita, perché poi il 2-0 dopo 10 minuti ti fa pensare che magari c'è un tracollo, invece la squadra, io poi non voglio entrare nei discorsi degli arbitri, sì, queste cose qua che non mi interessa, però la squadra mi è sembrata una squadra molto unita, combattiva, giovane, con l'entusiasmo di recuperare, e quindi penso che sono felice, ho fatto una bella partita. È stata una bella partita, poi ovvio che la rabbia in casa verde blu è tanta, anche perché sì, certo, prendere gol al 4 minuto di recupero, insomma qualcheduno metteva il dubbio che il fatto che magari questi 4 minuti ci fossero tutti, insomma magari un po' eccessiva a detta di qualcheduno, poi le decisioni dell'arbitro con questa espulsione che hanno fatto un po' discutere, insomma ce n'è di materiale per la moviola, ma grazie a Dio io la moviola non la faccio, non per partita presa, ma vabbè, poco ci manca. Roberto, qualche ragazzino interessante alla Vaglia che potrebbe fare il salto in prima? Ma intanto adesso in porta c'è Parma, che è cresciuto con noi da sempre, dagli esordienti, quindi ha fatto la nostra trafila e oggi gioca titolare in porta nella Vagnese in Serie D. C'è Bacigalupo, che è stato fermato da un infortunio, ma che è partito titolare ad Aosta alla seconda di campionato, poi si è fatto male e attualmente ancora fermo, però fa parte. Abbiamo altri 5-6 giocatori del 95 che sono in eccellenza tra Valesturla e Casarza, che hanno fatto perlomeno, diciamo, gli allievi da noi, quindi sono stati 3-4 anni con noi. E poi secondo me abbiamo qualche buon 96 che sta facendo la juniores nazionale, che per scelta abbiamo deciso di fare completamente sotto leva, siamo tutti 96 con addirittura 2-97 sostanzialmente negli 11 che giocano piuttosto regolarmente. Quindi magari non siamo a una metà classifica, quindi i risultati non sono eclatanti, però giochiamo sotto leva completamente. Quindi siamo tutti 96-97. Abbiamo secondo me un ottimo gruppo di 97, tra cui ci sono sicuramente 3 o 4 ragazzi che sono di prospettiva importanti. Poi abbiamo altre buone squadre con altre buone individualità, poi andiamo un pochettino troppo nei ragazzi troppo giovani per parlare di prospettive. Sì, però sì, penso che oggi a Lavagna ci sia un settore giovanile molto importante, che lavora in pieno accordo con la prima squadra, con un allenatore che è Andrea, che segue costantemente le partite delle giovanili e anche gli allenamenti. Dopo la prima squadra finisce, spesso si ferma a vedere gli allenamenti assieme a me al campo. E abbiamo i ragazzi della prima squadra, perché ricordiamoci che Venuti, Avellino e Garrasi sono gli allenatori in seconda, sì, delle nostre 3 squadre più grandi. Portano notevole apporto, perché comunque abbiamo sempre 2 persone sul campo, 2 allenatori sul campo, diciamo un allenatore vero della leva, più questo assistente, chiamiamolo, che fa allenamento con i ragazzi e che quindi chiaramente
può insegnare tantissimo ai nostri ragazzi, tra l'altro anche ben assortiti, perché abbiamo un centrocampista, due centrocampisti e un difensore. E quindi siamo in un'ottima situazione, abbiamo un'ottima settore giovanile, penso che abbiamo cominciato a vedere i frutti, che poi vorrei ricordare che nel settore giovanile non è fondamentale vincere il campionato. Bravo. Fa piacere, per amore di Dio, non è che si vada in campo per perdere le partite, ci mancherebbe, però io sono contento quando un ragazzo dei nostri arriva a giocare in prima squadra o comunque arrivano 5 o 6 a giocare regolarmente in eccellenza. Questo deve essere il nostro obiettivo. Poi ci vuole anche una società che te lo permetta di fare, e qui vale per i presidenti, per il direttore giovanile, ovviamente Stefano come presidente della prima squadra, il direttore sportivo che dà fiducia ai giovani, che è Paolo Scalzi, e ovviamente avere un allenatore come Andrea Dagnino. E vorrei ricordare anche l'allenatore dei portieri, l'operatore dei portieri Duilio Montignani, che lavora benissimo con i giovani, magari è una figura che non sempre appare, e quindi va ricordata, perché secondo me sta facendo un ottimo lavoro, l'ha fatto con Parma e sta continuando a fare con tanti nostri ragazzi. Ecco Roby, a noi giornalisti insomma a volte è un po' pesante parlare con certi dirigenti, certi giocatori, perché magari loro la prendono troppo sul serio, vabbè, insomma, questo è un discorso mio. Te come ti rapporti con i genitori? Immagino che siano dei bei martelli, certi. Ma in generale, sì, è un problema che sì, ma accumula tutte le squadre. Ci sono certi genitori, secondo me, che credono di avere Maradona. Sì, credono di avere Maradona, cerchi di spiegare le cose all'inizio, e poi c'è totale dialogo. Noi proibiamo tra virgolette ai genitori di parlare con gli allenatori di qualsiasi questione tecnica, cioè è giusto che un genitore si rapporti con l'allenatore, secondo me, se il figlio attraversa un momento particolare a scuola, nella diciamo propria vita privata. Se parliamo di questioni tecniche non si deve rapportare col genitore, deve venire con l'allenatore, deve venire esclusivamente a parlare con me, quindi l'allenatore può lavorare tranquillo. Io parlo chiaro, sono sempre in sede a sentire, perché è giusto stargli a sentire. Poi è chiaro che quando passano il limite, si dice che oltre quel limite non possono andare, punto. Certo, devi avere la fortuna di avere una società forte, di avere dei numeri che ti permettano di farlo, perché poi se abbiamo 11-12 giocatori diventa difficile mantenere delle regole, perché devi scendere a compromessi. Se hai, come nel nostro caso, delle rose che sono dai 20 in su, dai 20 ai 23-24 giocatori per leva, è più facile, chi non si attiene alle regole, cioè, non può farlo, ecco, punto. Ma prima di concludere la pagina relativa alla Serie D, dico una cosa curiosa, perché c'è un sito molto curato che parla dei 9 gironi di Serie D, che si chiama tuttodilettanti.alternativa.org, e per il girone A il collaboratore di punta è il nostro Davide Cucu. Tra l'altro c'è un fantacalcio con i giocatori di Serie D e attualmente mi dicono che Cucu è in quinta posizione su una quindicina di partecipanti. Bravo Cucu, continua così. Detto anche questo, ricordo anche che all'inizio trasmissione avevo letto il comunicato degli Ultras del Sesto Levante, che ora per questione di tempo purtroppo non posso leggere, però vedete qua, questo mi è arrivato, insomma, per farla breve. C'è la contestazione nei confronti di Barghigiani, il direttore sportivo, di Sandro Roncone e di Zizi Stagnaro. Le motivazioni sono mai le note, insomma, invitano appunto Arioni a far piazza pulita appunto della dirigenza. Abbiate pazienza, l'ho già letto all'inizio trasmissione, ma stasera non se ne esce. Allora, detto anche questo, passiamo alla Lega Pro, siamo in un ritardo mostruoso, andiamo a leggere i risultati. Si è giocata la 7ª giornata, come detto la Virtus Entella ha vinto in trasferta 2-1 contro il Sud Tirol grazie alle reti di Marchi e di Sarno. Adesso dovrebbero partire le schermate, eccole qua, velocemente Carrarese Venezia 0-1, Como Provinciali 0-0, Cremonese Lumezzane 2-1, Pavia Feralpi Solo 1-1, Reggiana Albino Leffe sono in campo in questo momento, San Marino Savona 1-1, vittoria come detto dei Biancocelesti 2-1 sul campo del Sud Tirol, 1-1 tra Vicenza e Propatria. In classifica la Virtus Entella in testa al campionato e qualche vecchio tifoso dell'Entella mi ricordava che nell'Entella negli anni 60 in Serie C1 né tantomeno l'Entella di Barbieri, forse in C2 è stata prima in classifica, anche se in quegli anni lì era sempre a ridosso delle primissime posizioni. Insomma, adesso vediamo questa Virtus Entella in testa con 17 punti, è una cosa gradevole, immagino, per i tifosi chiavaresi, e poi via via tutte le altre, come potete vedere, insomma, la Cremonese e i Provinciali saranno quelle che daranno più filo da torcere appunto ai chiavaresi.
Per concludere, Alberto, ti chiedo, ti ho chiesto se preferivi una prima squadra o un settore giovanile. Se è una prima squadra, ti farebbe problema allenare una squadra che si allena di sera o preferiresti sempre allenare di pomeriggio? No, nel senso, sicuramente il calcio è diverso, perché la possibilità di allenarsi alle 3 del pomeriggio è un altro modo di allenarsi, un altro modo di vedere il calcio. Però capisco bene che, come parlavamo prima, che al giorno d'oggi è difficile avere giocatori che possono permettersi il lusso di fare il giocatore e basta. O sali veramente di categoria, come può essere la Serie D, che è imprescindibile il fatto di allenarsi alle 3 del pomeriggio, o se no bisogna scendere a compromessi, nel senso è difficile pensare di poter... O hai una squadra di giovani, ragazzi, fai un certo tipo di discorso, se no capisco che per una squadra di eccellenza... Io ho avuto la fortuna dalla promozione in su di allenarmi alle 3 del pomeriggio, quindi ed è un vantaggio, io così parlando con i miei dirigenti l'ho sempre calcolato sui 7, 8, 10 punti alla fine dell'anno, non sono pochi, perché hai modo di lavorare diversamente, però al giorno d'oggi è difficile, capisco, e quindi non sono ottuso in queste cose qua. Allora, siamo arrivati alla fine della trasmissione, meno male, non per i miei ospiti ovviamente, ma per gli argomenti trattati, e ringrazio Diego Terlizzi e Davide Cucco in regia, ringrazio e gli ospiti telefonici che abbiamo avuto, ovvero Luca Prina, allenatore della Virtus Entella, Gianni Sira, allenatore dei Levi, Fabio Bunzi, allenatore del Moconesi, e ringrazio i tre ospiti che ho qua in studio, partendo con Antonio Bacigolupo, presidente del settore giovanile della Lavagnese. Grazie Antonio per essere venuto. Grazie a voi. Abbiamo Roberto Morbioni, responsabile tecnico del settore giovanile bianconero. Grazie, buonasera. E Alberto Ruva, allenatore, anzi ex allenatore, mai per anni allenato al Valle Sturla, guarda, vabbè, ex allenatore del Valle Sturla. E vedremo, insomma, qualche panchina arriverà sicuramente. Bene, rinnovo l'appuntamento con Punto Sport lunedì prossimo in diretta, come sempre, per raccontarvi il fine settimana calcistico con tante immagini, commenti dei protagonisti e quant'altro. Speriamo che le polemiche siano finite, perché il calcio è uno sport, non prendetelo troppo sul serio, anche perché poi i giornalisti hanno un esaurimento nervoso. Ci vediamo tra 7 giorni, vi lascio la programmazione di Entra TV, vi auguro una buona serata. Grazie.